Pacchi pieni di medicinali e speranza pronti per essere consegnati. Si è conclusa ieri la campagna promossa da ASET S.p.A., iniziata lo scorso 3 marzo, per la raccolta di prodotti farmaceutici da inviare in Ucraina. Garze, bende, cerotti, tachipirine, sciroppo per la tosse e integratori. Sono stati centinaia i medicinali già caricati sul camion che questa mattina ha fatto tappa a Sant'Orso. Grazie all'iniziativa benefica fortemente voluta dalla società dei servizi, per ogni prodotto di primo soccorso che i clienti hanno donato, le farmacie comunali ne hanno aggiunto uno identico, raddoppiando di fatto la donazione. Come amministrazione abbiamo fatto un po' una cabina di regia, cercando di concentrare e di raccogliere cose che realmente occorrono per non disperdere energie, consapevoli che la crisi non sarà una cosa veloce e le esigenze ci saranno anche nei giorni a venire. Queste siamo in una fase, ancora non partono, di una fase di raccolta. ASET, questa è la raccolta della prima farmacia, ma ci sono tutte le altre, ha raddoppiato ogni acquisto che un cittadino o aziende, e devo dire anche diverse aziende hanno aderito acquistando dei medicinali che ASET ha raddoppiato. Quindi c'è il Rotary di Urbino, sono diverse le, anche organizzazioni che hanno aderito. In questa fase stiamo raccogliendo, stoccando per poi avere tutte le autorizzazioni e grazie alla Protezione Civile, che non dimentichiamo insieme a noi, si sono adoperati e prestati, perché non è un'iniziativa della Protezione Civile Nazionale ma è la nostra, che dà una risposta ad una sensibilità, ad una solidarietà che la città e il territorio stanno esprimendo. Domani proseguirà la raccolta dei pacchi nelle varie farmacie, poi non appena sarà tutto pronto i volontari del Cibi Club Mattei percorreranno 1600 km per raggiungere Zamosk, una città della Polonia sud-orientale, dove ad attenderli ci saranno i referenti del Rotary che successivamente attraverso i loro canali provvederanno a portarli in Ucraina. Ancora stiamo rendicontando tutto quello che è stato raccolto in tutte le farmacie, perché è stata attivata in tutte le farmacie comunali, quindi da Marotta a Cantiano, a Piagge, le quattro di Fano e tutto il resto, quindi stiamo ancora rendicontando questo. Siamo rimasti subito estremamente soddisfatti, in primo luogo dalla partecipazione dei farmacisti, che non dobbiamo dimenticare, per loro questo è stato un ulteriore sforzo, se vogliamo chiamarlo così. Però parliamo di una categoria che è 2 anni che sono veramente continuamente in emergenza. Quello che vedete qui dietro è una minima parte, perché, ma è una minima parte non solo del tutto, perché ancora dobbiamo avere un quadro di quello che è successo nelle altre farmacie, ma addirittura anche della farmacia stessa, quindi Sant'Orso, perché ad esempio per molto materiale che ASET ha acquistato dai fornitori ancora non c'è la disponibilità, quindi avremo a mano anche nei prossimi giorni altro materiale che arriverà a mano che ci sarà la disponibilità nei magazzini e quindi nei vari insomma punti da cui noi ci serviamo. Speriamo che questa emergenza finisca, come finisca chiaramente la guerra e questo stato di barbarie che perdura ormai da più di 10 giorni. Per il futuro ci rendiamo conto che il periodo è stato un periodo estremamente breve e abbiamo visto che questa cosa funziona. Se poi non sia mai ci fosse bisogno di qualcos'altro, penso che la stessa sensibilità che abbiamo dimostrato fino ad oggi la dimostreremo anche in seguito.